Benvenuti a Buone Cose. L'acqua sarà protagonista di questa nostra puntata. Acqua caduta copiosa nei giorni scorsi, 48 ore di pioggia che ha creato parecchi disagi e purtroppo anche vittime in Emilia-Romagna. Per parlare di acqua proseguiremo il nostro viaggio, iniziato la scorsa settimana sul fiume Po, visitando a Stellata di Bondeno, in provincia di Ferrara, l'impianto Pilastresi. Poi ci sposteremo da un agricoltore che utilizza un metodo intelligente di irrigazione. Andremo anche a Revere, in provincia di Mantova, sul fiume Po, dove è stato ricostruito un mulino galleggiante, e infine parleremo di eccellenze che da tutta Italia possono arrivare sulle nostre tavole. Partiamo fra un attimo. Hashtag #Ambicento, bonifica italiana, la storia continua. Benvenuti a Buone Cose. Ripartiamo dunque da dove ci eravamo salutati la scorsa settimana, ovvero da Stellata di Bondeno e in particolare dall'impianto Pilastresi del Consorzio della Bonifica Burana. Ogni impianto deve avere un capo impianto e il capo impianto di Pilastresi è Gianni Barbieri. Benvenuto a Buone Cose, Gianni. Allora, beh, innanzitutto cosa fa un capo impianto di un impianto così grande? Un impianto coordina tutto quello che è il funzionamento dell'impianto, quindi funzionamenti, quindi manutenzioni, quindi personale, rapporti con ditte esterne, varie cose, tutto quello che riguarda il funzionamento o la gestione di questo impianto. Certamente, e anche le visite, perché oggi tra l'altro è giornata di visita proprio qui a Pilastresi. Pilastresi è diciamo quasi un museo funzionante, quindi ha molteplici visite o molte iniziative di tutti i tipi, dalle scuole a vari gruppi o non gruppi guidati per vedere questa cosa, questa qua che è praticamente un museo funzionante. Un museo funzionante. Allora, noi la scorsa settimana, insieme al suo collega Claudio Battaglia, avevamo iniziato a parlare di siccità. Poi sono arrivati due giorni di pioggia davvero intensa che ha messo in ginocchio l'Emilia-Romagna, ci sono state anche vittime. Sì, certo, sì. Tanta acqua, poca acqua. Certo, qui ve ne accorgete proprio, siamo a due passi dal fiume Po. Sì, noi siamo sul Po. Questo impianto ha funzione di derivazione, quindi prelievo estivo per irrigazione, oppure scolo invernale di bonifica, il servizio di bonifica durante l'inverno. Certo. Noi vediamo il sistema dell'acqua, per noi l'acqua, il livello dell'acqua è fondamentale. Quindi l'acqua che c'è nel Po è l'acqua che dovrebbe essere in campagna e che poi insomma deve essere scolata nel Po. Certo. E di cosa ci siamo accorti allora in questi mesi o in questi anni? Ci siamo accorti che, come veniva ciclicamente, ci sono dei periodi di siccità, ci sono, però in questi anni, tra l'anno scorso e quest'anno, abbiamo visto un periodo di siccità continuo, quando prima era una cosa molto graduale, cioè che capitava l'anno siccitoso, però passavano 5, 6, 7 anni prima di ritornare su una cosa del genere. Invece dall'anno scorso a quest'anno è continuo il discorso di siccità. Certo, però un impianto come questo deve essere mantenuto in funzione e gestito bene, sia con la siccità che con tanta acqua. Sì, certo, anche perché le situazioni possono cambiare velocemente. Una bomba d'acqua da 100 mm nel giro di due giorni ti possa cambiare, da passare dal prelievo di acqua in Po allo scolo dell'acqua nel Po. Quindi certo, cambia totalmente il funzionamento dell'impianto da un giorno all'altro. Ma lei è da molti anni che lavora qui a Pilastresi? Allora, io sono a Pilastresi dal 2003. Sì. E in consorzio dall'85. Dall'85. Cos'è cambiato allora dall'85 a oggi? Ne approfittiamo. Oggi il consorzio ha avuto grandi ammodernamenti, si è modernizzato tutto il sistema di gestione, tutto il sistema di telecontrolli, si è ammodernato, il consorzio si ammoderna continuamente, certo, si adegua alle nuove tecnologie, alle nuove cose. A livello di funzionamento non è cambiato, perché il servizio che fa è sempre quello, i servizi non cambiano. Si è modernizzato tutto nel sistema di gestione di controllo delle varie cose, delle quote per avere tutti i monitoraggi del sistema di campagna, come piove, quando piove, quanto piove, i livelli dei canali. E quello è stato un grosso passo in avanti dagli anni quando sono venuto in consorzio in 85. Sì, sì. E dall'85 a oggi ce la stanno raccontando questa storia dei cambiamenti climatici? Io l'ho vissuta dall'85, io so che allora c'erano le piene invernali, che erano novembre, dicembre, maggio, giugno, aprile, maggio, piene del Po. Questo ciclicamente sono sempre state così. Negli ultimi anni sono sparite, oppure sono diminuite come intensità, perché parliamo del 2000, parliamo 51, rotta del Polesine. Sì. 2000, quote simili al 51, quindi però gli argini naturalmente
alzati, quindi non è successo niente, però le quote del Po erano simili. Ok. Le quote, noi monitoriamo quote tutti i giorni, prendiamo quote e vediamo che ci sono degli andamenti, però negli anni le quote sono sempre diminuite, le piene non sono mai state così grosse, uh-huh, sempre con livelli sempre più bassi. Addirittura l'anno scorso abbiamo fatto dei livelli che erano praticamente anche tutto inverno, dei livelli praticamente diciamo da giugno, sì, giugno, cioè da praticamente quasi estate, tutto, certo, anche per tutto inverno. Non c'erano queste quote assolutamente. Certamente. E un impianto come questo è importante comunque anche in caso di siccità, perché in ogni caso un po' d'acqua deve essere prelevata. E... sì, noi adesso come impianto principale non riusciamo, neanche l'anno scorso siamo riusciti a lavorare con questo impianto perché le quote del Po erano troppo basse. Questo, sì, impianto l'ho costruito nel 1930, quindi su delle quote di riferimento diverse, uh-huh, le mutazioni climatiche sono cambiate, questo impianto già l'anno scorso non è riuscito a funzionare. Negli anni però sono stati costruiti degli impianti che si chiamano sussidiari, quindi per agevolare il prelievo d'acqua estivo, quindi sono, certo, impianti a pompe sommerse nel Po e quindi quelle prelevano con delle quote bassissime e quindi quelli, con quelli garantiamo il servizio della derivazione estiva. Certamente, questo è il famoso ammodernamento di cui ci parlava, certo, prima. Certo. Ma impianto Pilastresi, diamo qualche numero comunque, perché qui vediamo dei motori che forse una volta erano sulle, sì, navi, no? Motori navali, sono motori navali, sì. Sì, sono motori impianto navali. Impianto Pilastresi, dunque, costruzione 1900, inizio costruzione 1929. È entrato in funzione nel 1949, uh-huh, perché di mezzo ci sono stati vari problemi, la guerra, certo, è entrato in funzione nel 1949. È un impianto dotato di quattro gruppi di pompe, otto pompe su due, su quattro gruppi divisi a due coppie, ha una potenzialità di 50 metri cubi al secondo, sia in scolo che in derivazione. Ok. Ogni gruppo di pompa funziona con due motorizzazioni, quindi una che è quella alle mie spalle che è un motore sincrono per basse prevalenze, o dalla parte opposta delle pompe un motore per alte prevalenze, che in questo caso sono ancora due originali motori diesel, uh-huh, che sono proprio navali. Due sono stati ammodernati, ma due sono rimasti gli originali. Certo. Alte prevalenze, basse prevalenze, cosa significa? Significa dislivello tra cui da dove prendo l'acqua e dove la spingo. Ah, okay. Proprio dislivelli. Tra canale e Po, generalmente adesso noi abbiamo, nel periodo estivo le prevalenze sono 2,5 metri circa, quindi possiamo andare benissimo con questi motori qui. Sì. Nell'inverno potrebbero essere 6 metri, 7 metri, fino a 10 metri. Quindi questi motori più grossi arrivano a fare un dislivello da 10 metri. Okay. Perché noi quando il Po è in piena, noi qui siamo adesso con i nostri piedi a quota 8 metri sul livello del mare, sì, il Po è arrivato a 14,60 sul livello del mare. Quindi là in alto. Quindi, e noi abbiamo le quote canale sui 6 metri sul livello del mare, quindi, sì, dobbiamo ottenere dei livelli sui canali più bassi rispetto al piano campagna, di conseguenza il nostro dislivello aumenta. Ok, quindi tanta meccanica, ma naturalmente anche tanta idraulica, perché bisogna, sì, capire, sì, e bilanciare, certo, sì, tutte queste cose. È un sistema da gestire e bilanciato, perché sennò si rischia di fare danni, nello scolo specialmente di fare danni seriamente. Certamente, sì, no, per forza, anche perché insomma bisogna togliere l'acqua dalla campagna. Sì. Senta, qui grazie ai fondi del PNRR è in programma la realizzazione di un impianto nuovo, no? L'impianto Cavaliera, stiamo, sì, vedendo alcuni rendering, alcuni, sì, progetti di questo, sì, sì, di questo, sì, impianto. Crescerà ad 1 chilometro in linea d'aria da qui, praticamente qua di fianco. Prenderà, deriverà, c'è un canale di derivazione dal canale Pilastresi, che è quello che arriva a questo impianto, c'è, certo, un canale affiancato da un canale nuovo che andrà a questo impianto e che sarà di supporto a questo qui. Cioè, praticamente poi questo sarà destinato a diventare praticamente il museo, praticamente, certo, diciamo. Sì, cioè, sì, sì. L'ammodernamento arriverà al culmine con questo nuovo impianto. Con questo nuovo impianto, certo, anche, sì, perché anche, appunto, insomma, bisogna guardare avanti, no? Sì, con, sì, no, con, certo, la tecnologia. Sì, sì, dal punto di vista delle emergenze questo sarà un impianto che a tutti gli effetti garantirà, cioè, a parte anche perché con le cose degli ultimi anni, questi 100-200 metri in poche ore, anche questo impianto potrebbe fare fatica a gestirle. Eh sì, le famose bombe d'acqua. Le bombe d'acqua fanno fatica a gestire, perché questo ha una sua portata, però quello che piove così non è mai stato così negli ultimi 50 anni, sono adesso, gli ultimi, sì, due, sì, qualche anno c'è la bomba d'acqua, prima c'erano i temporali, va bene, ma non delle bombe da 100, di 100 mm nel giro di 2 ore, non c'erano. Certo, quindi un'emergenza improvvisa a cui riuscire, sì, appunto. È difficile gestione, perché poi l'acqua arriva nei canali ma arriva tutto in una volta, quindi, uh-huh, è di difficile gestione, ci vuole delle grandi portate d'acqua in poco tempo, da poter smaltire tanta acqua in poco tempo, quindi, cioè, gli impianti potrebbero andare in sofferenza, non è, certo, mai successo, questo ha sempre garantito il servizio. Abbiamo fatto l'ultima piena nel 2019, abbiamo fatto delle piene anche importanti, due piene, le abbiamo gestite con tutto l'impianto completo, in funzionamento pieno, e abbiamo fatto, però non si sa mai.
niente. È vero. Senta, allora, nella puntata scorsa insieme a Claudio Battaglia dicevamo giornata uggiosa, che insomma parlare di siccità con le nuvole magari non si... E invece sì, non vuol dire che abbiamo superato la fase siccitosa, anzi. Assolutamente no, assolutamente no. Abbiamo delle quote sul Po adesso che sono paragonabili a giugno. Quando ci sarà veramente la crisi, che poi comincerà a versi col caldo, siamo ampiamente sotto i livelli e ampiamente in crisi sicuramente. Sarà un'estate abbastanza critica secondo me, a memoria, tra la mia memoria sarà un'estate abbastanza impegnativa dal punto di vista derivazione. Noi adesso andremo a occuparci proprio di acqua per l'agricoltura, perché andremo a far visita a un agricoltore per capire, insomma, per capire da lui, visto che poi è quello che dai campi arriva sulle nostre tavole, che di fatto ha bisogno d'acqua. Vogliamo capire proprio dall'agricoltore questa carenza d'acqua, come si misura oggettivamente con le coltivazioni. Volevo fare l'ultima domanda, però. Vabbè, Franco Tosi è la marca, no? Ma questi motori per il gestore dell'impianto hanno un nome? Si chiamano J8, questo Franco Tosi J8, perché Franco Tosi è la marca del motore, Franco Tosi nasce come Franco Tosi, tutto l'impianto veniva costruito e fornito da Franco Tosi Legnano. C'è l'1, il 2, il 3, il 4, ma sono anche il Gianni, Marco, Giovanni, cioè gli altri sono nomi? Numeri, tecnicamente per noi sono numeri. Numeri, gruppo 1, gruppo 2, gruppo 3, gruppo 4, per noi sono solo numeri. Gestiamo tutto per numeri, abbiamo tutto per numeri. Allora, noi ringraziamo molto Gianni Barbieri per essere rimasto insieme a noi in questo inizio di puntata di Buone Cose. Naturalmente, buon lavoro. Altrettanto. E noi proseguiamo il nostro viaggio nonostante la giornata uggiosa, come dicevamo prima. State con noi, Buone Cose prosegue tra poco. Grazie ancora. Grazie a voi, arrivederci.